telespettatori di Teleregione, siamo al Teatro Puccini a Firenze per un grande evento che Manuela Bollani ci regalerà il 27 di marzo. Signora Carla Bendinelli dell'ufficio stampa dei Lions vi presenterà appunto questa serata. Buongiorno, sono appunto Carla Bendinelli e mi occupo della comunicazione per questo spettacolo. È uno spettacolo organizzato dai Lions della prima e seconda circoscrizione Firenze e dintorni del distretto 108 LA Toscana. L'intero ricavato di questo evento sarà destinato alla piantumazione di una o più rotonde stradali di specifici arbusti sempreverdi che hanno la capacità di intercettare alcuni tipi di inquinanti. Una rotonda green contro lo smog permetterà infatti di migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Ringraziamo Manuela Bollani e la sua sensibilità per averci dato questa opportunità grazie alla messa in scena di questo spettacolo. Manuela Bollani ha già aiutato i Lions qualche anno fa quando al Teatro Verdi di Firenze nel concerto Bollani and Friends insieme al fratello Stefano Bollani fece appunto questo spettacolo per l'Università di Careggi per il finanziamento di un importante progetto di ricerca per la diagnosi genetica dei pazienti con patologie ereditarie della retina. Manuela ha, ripeto, è da tempo vicina ai Lions e vorrei a questo punto farle una domanda, che è questa: che cosa pensa di questo nostro progetto della rotonda green contro lo smog? Allora, innanzitutto grazie, io ringrazio i Lions, tutta l'associazione, per aver ripensato a me. Appunto, noi abbiamo già collaborato un po' di anni fa e mi sento assolutamente vicina ai progetti e agli obiettivi appunto dell'associazione. In questo caso mi ha colpito molto il fatto che fosse un progetto con una finalità appunto ambientale, in quanto ovviamente gli obiettivi sono tutti buoni, soprattutto quelli di solidarietà, però proprio perché ci sono tante cose a cui pensare, a volte l'ambiente ce lo scordiamo un po', diciamo che ci scordiamo un po' di curare casa nostra, è un po' come dire ho tante cose da fare e mi scordo di pulire casa. E invece dobbiamo fare anche quello, quindi in mezzo agli impegni della giornata pensiamo anche a ripulire la nostra casa, è una rotonda green, può fare molto, passare l'aspirapolvere magari, insomma. Grazie Manuela. Ci vuole parlare più in dettaglio di questo spettacolo che avrà luogo al Teatro Puccini di Firenze? Sì, lo spettacolo si intitola C'era una svolta, è uno spettacolo totalmente inedito, scritto da me a livello di testi e di liriche dei brani. Le musiche sono scritte da Gabriele Landucci, che ringrazio e saluto, e è uno spettacolo innanzitutto che sposa teatro e musica, quindi è una sorta di via di mezzo tra un concerto e un cabaret, nel senso che la narrazione si sviluppa tra note e parole. Ci sarà una band dal vivo di quattro elementi. Quindi musica live, tanto divertimento, lo spettacolo è una sorta di rivisitazione del mondo delle favole, è per grandi e piccini, però questo ci tengo a dirlo, nel senso non è prettamente un family show, nel senso che ha vari livelli di lettura e sono convinta che i ragazzi più giovani si divertiranno, ma gli adulti leggeranno cose anche più interessanti nello spettacolo. È una visione, diciamo, sovversiva del mondo delle favole, ovvero cosa sarebbe successo se un giorno Cappuccetto Rosso avesse preso una svolta appunto invece della solita strada. Magari potrebbe scoprire cose che non ci aspettiamo e che ribaltano un po' quelli che sono i nostri stereotipi sul bene e il male, ecco, diciamo. Aggiungo una cosa sullo spettacolo che riguarda sempre la mia sfera privata, in quanto riguarda appunto mio fratello, che mi ha supportato
in questo allestimento, quindi mi ha, diciamo, ha collaborato alla produzione di questo spettacolo insieme a Rock Opera, che è una compagnia con cui io lavoro da anni, quindi in particolare nella persona di Simone Giusti, che quindi si è occupato invece della parte più organizzativa. E cosa le posso dire? Per me è stato molto importante il sostegno di mio fratello in questo progetto, ed è stato importante proprio come abbiamo gestito la cosa in modo indipendente, nel senso che ovviamente è bello avere, diciamo, lavorare più o meno nello stesso ambito, perché poi non lo è, perché insomma lui è più legato al jazz e io più al mondo del teatro. Abbiamo ovviamente due carriere, due livelli di notorietà in questo momento totalmente differenti, e proprio per questo per me è importante avere la sua guida, ma non rimanere appunto indipendente, perché non vorrei appunto brillare di luce riflessa, in quanto, come vedrete, sia io che la Mabo Band il 27 marzo brilleremo di luce nostra propria. Grazie Emanuela veramente della tua disponibilità, e prima di parlare del service devo dire che è veramente emblematico la scelta del titolo, c'era una svolta. Emblematica per noi Lions semplicemente perché noi abbiamo inaugurato il primo anno del secondo centenario di vita della nostra associazione, quindi siamo a una svolta. Bene, la svolta qual è? Quella di essere sempre più presenti, di essere sempre più efficaci per quello che riguarda l'intervento, non soltanto nei confronti delle persone bisognose che tradizionalmente rappresentano il panorama in cui noi Lions ci affacciamo per fare i nostri service, ma anche, come diceva appunto Emanuela, avere cura della nostra casa. Il tema dell'ambiente è un tema che in tutto il mondo è stato lanciato dal board internazionale, e la cosa importante è capire che quando parliamo di ambiente non necessariamente dobbiamo parlare di disastri, ma dobbiamo parlare proprio di qualità della vita. E allora nella qualità della vita cos'è venuto in mente? Non al governatore, devo essere sincero, ma agli splendidi Lions che ogni giorno mettono il proprio impegno, la propria passione per arrivare ai risultati dell'associazione, pensare a sfruttare quelle che sono state tutte le scienze botaniche che hanno individuato delle essenze particolari, che hanno questa capacità di andare a intercettare in qualche modo, eliminare dall'atmosfera il, tanto per parlare di un nome molto famoso, delle polveri sottili. Bene, da questo è nata l'idea di mettere in campo la prima rotonda green proprio nel capoluogo della nostra splendida regione, Firenze, e abbiamo incontrato la disponibilità di Emanuela veramente, che ci ha dato questa grande opportunità, e quindi mi raccomando a tutti quanti, dovete partecipare assolutamente a questo spettacolo, non solo per divertirsi con Emanuela e tutta la sua band, il suo gruppo, ma proprio per aiutare noi Lions a realizzare il service che avrà effetti però per tutti gli altri. Bene, allora signora Bollani, cosa si aspetta lei dai fiorentini, dal Teatro Puccini di questa serata? Io mi aspetto assolutamente una grande partecipazione, sono felicissima di tornare a Firenze, una città dove ho abitato, una città che ho amato tantissimo, sono sicura che i fiorentini avranno, come dire, l'ironia e l'umorismo per ridere insieme a noi. È uno spettacolo appunto che fa divertire, ha un taglio un po' surreale, proprio per questo fa anche riflettere in effetti, quindi il concetto della svolta è inteso proprio in maniera allargata, un po' come dicevamo prima, e quindi mi aspetto che sappiano cogliere tutti gli aspetti, quelli più ironici e quelli più sconvolgenti. Non possono non cogliere l'occasione per vivere una vera svolta a tutto tondo. Non vi dimenticate, il 27 marzo alle ore 21, Teatro Puccini a Firenze. Ringraziamo la signora Carla Bendinelli, Fabrizio Ungaretti, e ringraziamo Emanuela Bollani per questo grande spettacolo che ci ha voluto donare qui proprio alla città di Firenze.
e spero che vengano numerosi, perché sinceramente è uno spettacolo da non perdere.